Mercoledì 5 aprile, buonasera e benvenuti a Dal Vivo, il telegiornale di Milano e città metropolitana prodotto da Milano All News. Come sempre vi ricordiamo che è possibile contattare la redazione di Milano All News su WhatsApp al numero 351-7220763, dove siamo sempre disponibili a leggere le vostre segnalazioni e ricontattarvi per maggiori informazioni. Cominciamo subito con le notizie che arrivano dalla nostra redazione. L'UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, ha annunciato l'apertura di una nuova sede distaccata a Milano in zona San Babila. L'ufficio supervisionerà le attività sviluppate nell'intera area del nord Italia per favorire i percorsi di inclusione sociale e lavorativa dedicati ai richiedenti asilo. Chiara Cardoletti, rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, si è espressa sul nuovo ufficio, sottolineando in particolare l'importanza della collaborazione con le autorità territoriali. Infatti, per garantire una cooperazione efficace con i comuni e le prefetture locali, la nuova sede si impegnerà a rafforzare gli sportelli dedicati a facilitare lo scambio delle informazioni tra le diverse comunità del territorio. Questo pomeriggio, intorno alle ore 15, si è verificato un incidente lungo l'autostrada A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni. L'impatto ha coinvolto un mezzo pesante e una vettura e solo una persona è rimasta ferita nel sinistro, in condizioni non gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un'automedica e un'ambulanza per effettuare le operazioni di assistenza. L'incidente ha causato il tilt del traffico, generando lunghe code in direzione Brescia. E ora, come sempre, diamo la linea a Luce Verde per conoscere la situazione del traffico a Milano. Luce Verde, Milano. Ben ritrovati in studio Tiziana Remondi. Sul tratto milanese della 4, coda in direzione di Venezia per traffico tra Pero e Cormano e proseguendo in colonnamenti per incidente tra Milano Est e la tangenziale est esterna. Altre file in carreggiata opposta tra Monza e Viale Certosa. Ripercussioni sulla 8 Milano-Varese in fila da Fiera Milano. Code anche in direzione di Varese per traffico tra Milano Nord e Lainate. Si sta in fila sulla Milano-Lecco per traffico e incidente tra Lissone e la tangenziale nord in direzione di Milano. In poi sulla tangenziale nord tra la Milano Meda e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Altre code nelle due direzioni, sia sulla tangenziale est e sia sulla tangenziale ovest. Ci spostiamo sulla 9 Milano Chiasso, dove permangono code in prossimità dei lavori tra Como Centro e Monte Olimpino in direzione della Svizzera e in carreggiata opposta tra Chiasso e Monte Olimpino. E a Milano in città il traffico è intenso, come di consueto in queste ore, ma senza particolari problemi. Bene, per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con la Polizia Locale di Milano. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. Grazie mille a Luce Verde, continuiamo con le notizie. Oggi sul sito del Comune di Milano è stata segnalata la ripartenza del progetto Un nome in ogni quartiere, promosso da Milano Arte Pubblica e Yes Milano. L'iniziativa, organizzata con il sostegno della Fondazione di Comunità, prevede la realizzazione di murales in vari quartieri della città, con il coinvolgimento della comunità locale. Ad aprire l'edizione 2023 è stata l'opera Maggiolina dell'artista UFO 5. Si tratta della raffigurazione di una mappa del quartiere realizzata con il contributo degli alunni della Scuola dell'Infanzia Ragusa, riflettendo anche la loro personale visione degli spazi. Il prossimo murale previsto dal progetto sarà invece realizzato ad Ergano, previsto per il mese di maggio. È stata inaugurata ieri la prima iniziativa introdotta dall'Università degli Studi di Milano nell'ambito del programma di eventi previsti per la celebrazione del suo centenario. Si tratta del VUMM, il museo virtuale dedicato all'Ateneo, che renderà per la prima volta accessibile al pubblico il suo patrimonio culturale. Il portale online è già accessibile e vanta più di 2000 immagini digitalizzate ereditate sin dalla fondazione della statale, che risale al 28 agosto 1924. Il mercoledì parliamo di urbanistica ed espansione della città insieme ad Urban File. Questa settimana ci concentriamo su un intervento che coinvolgerà il quartiere Affori nell'estremo nord del comune di Milano. Si tratta della realizzazione di un nuovo complesso residenziale in via Alessandro Litta Modignani. La nuova opera verrà chiamata I Giardini di via Litta 3 e sorgerà su un terreno tuttora incolto. Lo schema di convenzione, che dovrà essere concluso tra il Comune di Milano e la società Costruzione del Nord SRL, è ancora in fase di approvazione e definirà i dettagli del progetto di riqualificazione dell'area.
Oltre agli alloggi residenziali è prevista la realizzazione di nuove aree verdi, nonché il miglioramento della vivibilità urbana grazie all'aumento della sicurezza idraulica e climatica. Continuiamo con le notizie che ci arrivano in temporale da ATM, che ci comunica che a causa di lavori di rinnovo dei binari, i tram della linea 9 sono sostituiti dai bus B9 tra le fermate di Porta Lodovica e Porta Genova. Inoltre, a causa di interventi alle alberature, i bus della linea 62 in direzione Porta Romana saltano le fermate di Piazza Buozzi e via Crema. Infine, a causa di lavori stradali, i bus della linea 45 in direzione Lambrate saltano la fermata di via Pecorini via Cossa. Usare in alternativa la fermata provvisoria situata 30 metri più avanti. E vediamo ora alle notizie che ci arrivano dal mondo del non profit. Giovedì 20 aprile il Centro Milano Donna del Municipio 5 organizza un corso di primo soccorso pediatrico. Durante l'incontro, che si svolgerà dalle ore 10 alle 12 in via Savoia 1, verranno presentati i problemi sanitari dell'età pediatrica e verranno anche effettuate esercitazioni pratiche delle tecniche di primo soccorso. Per ulteriori informazioni mandare una mail all'indirizzo centromilanodonna5@coop05.org. Anche in chiusura vi ricordiamo che potete contattarci al nostro numero WhatsApp 351-7220763, dove siamo sempre disponibili a leggere le vostre segnalazioni e ricontattarvi per maggiori informazioni. Per questa sera è davvero tutto, io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata con la programmazione di Milano All News.